Signori, con il buon Tudor abbiamo deciso di fare il balcone, quindi ora bricolage, oggi questa quarantena la sconfiggiamo così. Il nostro terrazzo in questi anni, diciamo che non è a passare delle belle, è sempre stato un po' una sorta di magazzino, o meglio, è sempre stato un po' una sorta di discarica. Durante la quarantena però, per diversi motivi, assieme a Surri, siamo decisi di metterlo un po' a posto. L'idea poi sarà di mettere un tavolino qua, delle sedie, un divano e una parete piena di paesine per fare arrampicata. No. Bocciata. Dovevamo pensarci un po' prima e non dopo 3 anni che viviamo in questa casa, specialmente perché adesso tra un paio di mesi ci cacceranno. Però vabbè, meglio tardi che mai. Io, come sapete, sono anni che ormai sono cliente di Hype, questo conto online che si apre direttamente dall'app in meno di 5 minuti con tanto di carta prepagata Mastercard annessa, che utilizzo per tutte le mie varie spese, quindi acquisti online, spesa online, acquisti fisici, taxi e così via. In descrizione vi lascerò tutti i vari link. Ma la novità qual è? La novità è che quest'anno hanno lanciato Hype Premium, un nuovo piano che, oltre ai vari vantaggi di Hype Start e Hype Plus, ti consente di avere anche l'assistenza su WhatsApp 7 giorni su 7, la possibilità di prelevare in giro per il mondo senza commissioni e soprattutto la più interessante, o meglio quella che per me è più utile e che è stata più utile in questi mesi, l'assicurazione sui viaggi. Grazie a Hype infatti ho avuto i rimborsi di tutti i vari viaggi che ho dovuto fare in questi mesi e che appunto poi ho reinvestito sul terrazzo. Giustamente alle 8 di mattina. E che fai? E che fai? Non rompi il cazzo ai vicini. Forse ci hanno bussato. E già questo rispetto a prima è stato un successo. Però comunque mancava qualcosa, quindi per dare un po' di colore, per dare anche un po' di vita al terrazzo, abbiamo deciso di comprare, o meglio, ho deciso di ricomprare delle piante. Grazie anche dei libri letti durante la quarantena. In particolare questo qua di Stefano Mancuso, sono entrato anch'io nel club delle persone col pollice verde, si dice così? Non lo so, comunque ho iniziato anch'io a prendermi cura delle piante, o meglio, ho iniziato a capire come funzionavano, perché poi, devo essere sincero, in certi casi non è andata molto bene e questa ne è un po' la prova. Questa qua è la pianta che mi hanno regalato i miei amici l'anno scorso per il mio compleanno, non so da dove l'abbiano presa, ma insomma questa qua è la fine che purtroppo ha fatto. E quindi niente, spinto dalla consapevolezza di quanto sono importanti le piante che ho preso grazie a questo libro, ho deciso di comprarne un po', solo che la cazzata che ho fatto inizialmente è stata quella di comprarle online, perché nelle foto erano una cosa e dal vivo un'altra. Esempio, questo è l'albero di pesche che ho comprato e questo è quello che mi è arrivato. È sempre un albero di pesco, sì, però è tipo 3 anni prima, quindi insomma adesso ci vorrà un po'. E lo stesso errore l'ho fatto anche con i vasi. Questo deve essere il vaso del mio albero di pesche. Venerdì 10 luglio, il mio amico Riccardo mi ha invitato a passare il pomeriggio in un vivaio per farmi scoprire, per insegnarvi un po' di cose. Lui è un esperto di botanica e di giardinaggio, quindi ne approfitterò per farmi consigliare da lui un po' di acquisti, un po' di piante che magari posso mettere per il terrazzo. Bambù, no? Uno lo prendo anche perché ho fatto un video corporate durante questa quarantena, ho imparato un sacco di cose sul bambù, che è tipo una pianta che cresce più velocemente al mondo, può essere usata per un sacco di riutilizzi e di sostituire la plastica e tantissime altre questo cose. Questo è il banano? Questo fa banane? Teoricamente sì, questo qui è un banano nano. Aspetta. Non si sviluppa così tanto in altezza come, okay, come quelli che vedi normalmente. Però fa le banane? Alle subito, allora subito da dove, vabbè, lo scoprirò da dove usciranno poi allora nel nostro qui a Milano, comunque in Italia non è così facile che le faccia. Capita anche in qualche caso che ti faccia poi effettivamente le banane. Sfida accettata. Le carnivore? No, questa è una della specie delle mimose, si chiama mimosa pudica. E quando la tocchi si chiudono le foglie. Questo invece sono carnivore? Sì. E se metto il dito? Si chiude. Fallo prima tu. Sto cagando addosso. Tronche. Belline. Non è che non si fa un bagno, no? secondo me sì. E poi sì. Capuscum fagitas. Questi sono per Stefano. Scusi. Questi qua piccano oppure sono piccantissimi. Più piccantissimi? Perfetto. Però piccanti occhio che è veramente molto, quello per fare le salse piccanti messicane. Te ne prendo 2, anzi, va. E ovviamente quando te li darò ti dirò che non picchieranno per un cazzo. E vi starei male. Ti voglio bene. Ma quale non vedete?
La ringrazio. Sono venuto in bicicletta. Abbiamo fatto un po' di compere. Tanto con Hive Premium sono anche 25 euro gratis, quindi. Grazie mille. Buonasera, buon lavoro. Alla prossima. Pronto, buonasera. Volevo chiedere se fosse possibile prenotare un taxi, magari bello grande, presso Ingegnoli. Io più 10 piante. Un altro a piedi. Sì. Come sono le piante? Belle. Piccole. Piccole. Sì, va bene una session. Pronto. In 5 minuti. Riagganci per confermare. Comunque, abbiamo preso. Tutto qua? Sì. Ciao Ste, riesci tra 10-15 minuti a scendere e darmi una mano a portare su una cosa? Ho fatto un po' di shopping. Sono con il Compass. Voilà. Quindi? Ho fatto un po' di shopping. Cosa ci facciamo con questo? Cosa? Dai! Fratello, volevi frullati? Sì. Ti ho comprato un banano. Sì. Ma lo sai che prima di fare le banane devono passare il botti con almeno 15 anni? Minimo, però va bene. Portacci tu. Sì, che hai preso? And he comes to life, automatic joy. That is why I want. Mi sa che ho preso una pianta alla quale sono allergico. Assurdo. Beh, mo è tutta un'altra cosa. Mancano ancora un po' di cose, mancano ancora magari un po' di luci e un po' di accessori che potevo prendere per abbellire ancora un po' di più, però insomma diciamo che il grosso è stato fatto. Adesso la sfida sarà mantenere tutto questo in questo stato, quindi verde, pulito, vivo, ed evitare che appunto si secchino e che muoiano. Sarà difficile e sarà anche da un certo punto di vista una rottura di coglioni, perché dovrò stare lì attento, innaffiarle, sistemarle, organizzarmi per appunto evitare che muoiano, potarle e quant'altro. Però mi va bene, perché penso che sia molto importante questa cosa. Siamo in un periodo della Terra in cui le cose stanno andando male, sempre di più, in una velocità però esponenziale. E lo sappiamo perché tutti i giorni sentiamo parlare di inquinamento urbano, cambiamenti climatici, riscaldamento terrestre e diminuzione di biodiversità. Biodiversità, mannaggia. Meglio, spero che ne siamo consapevoli di questa cosa. Un paio di anni fa, nel 2017, è stato dichiarato da tutti i vari scienziati di questo mondo che abbiamo scatenato e abbiamo avviato un'estinzione di massa, la sesta in 540 milioni di anni. Estinzioni di piante, vegetali, animali, mammiferi, uccelli, insetti e quant'altro. Estinzioni per le quali uno può pensare anche, sì, ma a me che vivo a Milano che me frega, cioè belli rinoceronti o le banane, però sti cazzi, a me mi interessa lo spread, lo spritz e i TikTok. No, cerchiamo di essere intelligenti, di capire quale può essere una soluzione per il futuro. Anche lì tanti dicono, ma io da solo non posso fare niente. E invece no, perché è l'insieme che fa la differenza. Comprare una pianta da mettere su un terrazzo fa la differenza. Scegliete chi vi rappresenta, votate le persone che combattono per le vostre cause. Se credete in queste cose qua, se credete nella, non lo so, nella scuola, nelle cose, votate per queste persone qua. Credeteci. E date il vostro supporto a chi combatte per le vostre cause. In descrizione vi lascerò un po' di link di vari libri o film che magari potete leggere o guardare per farvi un punto di riflessione sui problemi che ci sono ad oggi, perché ce ne sono tanti e spesso non vengono evidenziati perché evidenziamo solo le puttanate magari. Fatelo, perché possiamo fare la differenza. Tra l'altro, se fate Hive Premium avrete anche con il codice Klaus 25 un bonus d'entrata di 25 euro che potete per l'appunto usare per farvi 4-5 piantine, quindi dai, facciamo la differenza ragazzi, possiamo farcela. Io vi saluto, vi mando un abbraccio, vi terrò aggiornati sulla stazione balcone, porterò magari qualche video dove imparerò in primis un po' a come sistemare, come prendermi cura di queste cose, e niente, vi mando un abbraccione, bella!